Ciao a tutti. Allora, un 1-1. Un 1-1 direi piuttosto fortunoso, ma alla grande. Perché bisogna essere sinceri. Il Livorno per tutta la partita non ha fatto niente. Non ha fatto niente, diciamo che... primo tempo, a parte, cioè, non se mi ricordo a memoria, chi va da memoria, non se mi ricordo di Siligardi che l'ha sbucciato di testa sul cross di Lambrughi, per il resto non si è reso molto pericoloso, almeno. Grandi occasioni non ne ha fatte. E per quanto riguarda il secondo tempo, come bisogna essere veramente obiettivi realisti, Livorno cosa ha fatto? Cioè, di tanto, si è svegliato quant'era, gli ultimi 5-10 minuti. Che fra l'altro, questo diciamo risveglio è stato dovuto fra l'altro anche a un cambio, secondo me, l'unico azzeccato, ovvero quello di vantaggiato al posto di Jefferson. Che quando è andato vantaggiato, secondo me la partita, un dio che cambierà così a così, ma era così almeno sì. Perché è vero, vantaggiato ha fatto. Già la seconda parte gioca e si vede. È uno che fisicamente c'è sul suo pallone alti, più di metà delle volte è sua, cioè le palle sono sue. E niente, e questa è diciamo una sintesi molto 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 estremizzata sulla partita del Livorno. Quindi diciamo che comunque il pareggio è molto fuori sul rigore, perché sennò secondo me, diciamo, non lo so se ci poteva venire chissà cosa, cioè non so se poteva creare il Livorno, che anche è venuto avanti l'89esimo, 90esimo, è venuto alla fine, quindi non so se il Livorno comunque era in grado di creare, ecco, un'occasione da go, se non c'era questo rigore, questo benedetto rigore. Comunque, dai, ora cerchiamo un minimo di analizzare, tra virgolette, la partita. Allora, il primo tempo, come ho già detto, l'unica cosa che ha fatto buono di Livorno è stato appunto quel cross sbucciato di testa da Siligardi, che se la prendeva anche un minimo bene, era go per forza, che era da solo, tipo, sarà stato 2 metri dal portiere di testa, era go, secondo me, cioè, a meno che un tempo in bocca, era go. Però oltre a questo, ma dico, comunque Livorno, cioè il primo tempo è stata una partita piuttosto equilibrata, anzi forse il minimo a favore più del Livorno, cioè è risultato almeno un minimo più appunto aggressivo il Livorno. Se nel tempo si arriva, cioè una squadra, non dico completamente, però gran parte dormiente, diciamo, rispetto al primo, ovvero una squadra che sbaglia passaggi elementari, dorme, si fa rubare palla svariate volte, e poi soprattutto, nonostante l'altra volta è stato, diciamo, quello che ci ha fatto vincere a Brescia, questa volta è quello che ci ha messo in maggiore difficoltà, ovvero è stata questa espulsione che è stata netta, il fallo era netto, e forse era netto anche almeno, penso, non lo so, perché sai, andando a vai allo stadio la partita la puoi vedere, ma la vedi su una prospettiva e il fallo sì, non so se c'è, perché se c'era non so se era giallo il primo, insomma era netto sia il primo che il secondo fallo era giallo, e quindi c'è questa espulsione, anche perché comunque va detto che fa un fallo del genere soprattutto dopo che sei già stato ammonito da Ghiozzi, da Brodi, insomma, e infatti si è visto, ha messo la squadra in difficoltà e dopo un minuto c'è la stessa Zapice, palla in aria, tum, gol di testa, 1-0 Latina con Crimi, insomma è lì sbando totale, perché per i primi minuti, a parte il fatto che poi Gautier ha fatto un cambio secondo me inutile e proprio veramente uno dei peggio che potesse fare, quello di mettere Gemiti. Cioè ora sì, con tutto il rispetto per Gemiti, la Gemiti fino a 2 anni fa, no, l'anno scorso, 2 anni fa era un giocatore utile a Livorno, è stato utile a Livorno in Serie B, però già dall'anno scorso, già con le prestazioni che si è visto in queste 3 partite per cui l'ha giocato Gemiti, cioè secondo me dovrebbe essere proprio l'ultima riserva in quel ruolo lì, capito cosa voglio dire? Perché comunque non è quel giocatore che tipo dà la sicurezza di una buona prestazione, infatti comunque con tutto il rispetto, perché poi non è che lui negli ultimi minuti abbia giocato malissimo, però va detto, basta, comunque per Pereira basta vedere tutto il pallone buttato via a caso così cercando Cutolo, non so se ce l'avete presente la partita, comunque insomma, adesso penso che Livorno un po' in pappa, un po' in difficoltà, poi meno male, nonostante appunto si fosse in 10 con l'aiuto anche secondo me della tifoseria, soprattutto della curva, Livorno si è un po' tirato su, e poi c'è stato questo ambio che io non l'ho capito, di Leva fra l'altro, un altro ambio che mi ha garbato punto, era di Leva Siligardi per Cutolo. Ora è vero che Siligardi sempre in secondo tempo ha sbagliato, no,
un'altra ossa, un po' da Glinda Chiozzi, perché era un rigore praticamente, rigore laterale, va, mettiamolo così, che ha tirato una peta in bocca al portiere. Però, cioè, Strigaglia secondo me è un giocatore che deve giocare fisso, cioè devi farlo uscire proprio quando vedi che scoppia o se si fa male. Invece Cutolo va, Strigaglia per Cutolo, e che resta, ripeto, non l'ho capito, non è cosa, cioè, non ti devi difendere, devi attaccare, quindi magari piuttosto leva, non lo so, gioca a 3, leva, cazzo ti pare, ma non leva l'attaccante. Insomma, ha messo Strigaglia per Cutolo, comunque, tra virgolette, poi nel finale, meno male, tra virgolette, mossa azzeccata, ma fino a quel momento a me mi era garbato un punto, che cosa, sia quella di appunto di Gemiti che quella di Sinigagli. E poi, dopo l'unica, secondo me, sostituzione giusta e azzeccatissima, è stata quella di Jefferson per vantaggiato. Jefferson che, non so se è un periodo, se la forma o sì, se si deve ancora integrare, insomma, motivi ce l'ha lui, o perlomeno motivi sarebbero tanti, a me non mi cade mai gioco. Un tiene un pallone, cioè ne tiene uno su 5 quando li abita, fa delle osi appunto anche lì una volta su 5 giuste, le altre sbagliate. Insomma, a me non mi cambia, non capisco comunque perché continua a fare ciò. Io speravo magari, essendo l'ex della Latina, potesse, magari, non lo so, tra virgolette, far vedere di essere, cioè che quell'altro ha fatto male a vendere, mettiamo così. Insomma, e niente, appunto, è stato vantaggiato che comunque se non è stato l'uomo che ha spaccato almeno per metà la partita. Infatti, quando è entrato si è visto, fisicamente c'è, nonostante il zanco l'osso, però guarda, mi rimangio le parole perché me l'aspettavo. La partita di Brescia l'ho visto che era una nerotta, invece diciamo a media, una nerotta ne passa, è ingiusto. E niente, teneva palloni, faceva le cose, lasciava vedere, insomma, non aveva giocato male. E quindi, comunque è stato, nonostante è entrato in un certo tempo, non è meglio in campo. Non è meglio in campo insieme all'Ambrughi, perché l'Ambrughi comunque ha fatto una discreta partita, è vero, ha sbagliato qualcosa, ma quello tutti, e alcuni anche troppo. Però l'Ambrughi, per quello che mi ricordavo e per quello che ho visto, non fa male a Livorno, ecco, se gioca così. Comunque è uno che gioca abbastanza, cioè, se non è così, anche più sicurezza, gioca più tranquillo, ecco, e non sbaglia. E tante cose le fa belline, cross, vedi va. Insomma, e quindi ripeto, pareggio fortunoso. Meno male è stato per i rigori, che quello finiva di mano, che sta andando a finire il pallone, di Cutro, del tiro, della terra. Però dai, guardiamo di essere, ciononostante, tra virgolette, contento, l'hai portato un punto a casa, l'hai preso un punto perché in casa era già. Però niente, la cosa che dispiace è che secondo me se Livorno giocava come ha giocato, fra l'altro in 10, quell'ultimi 5-10 minuti si poteva alla grande stravincere, perché è vero, perché l'ultimo punto 5-10 minuti è stato solamente a 6 a Livorno. A parte di tanto in quei contropiedi che ti fanno sempre caldo addosso, soprattutto gli ultimi 5 minuti magici del Livorno della Latina. Però per il resto io direi che l'ultimo punto, l'ultimo minuto di Livorno ha grito abbastanza. Mi spiace solo essere arrivati tardi e essere rimasti in 10 aver preso quel gol lì da dormiglioni, quindi va detto un po' da coglioni, ecco. Vabbè, detto questo, io niente, ci vediamo alla prossima, che se non sbaglio è laggiù a Bari. Bari sono in partitaccia, però io sono fiducioso a Livorno, anche perché comunque l'unica volta che si è vinta in trasferta, quindi vediamo un po' di rivenge. Insomma, detto questo, saluto tutti e niente, alla prossima. Ciao!